È di Bluey solo per questo gioco, dopo te lo ridarà. Ok, scusami, Bluey. Ben fatto, Bingo. Non lo voglio più. Papà, le ho chiesto scusa, ma lei non vuole riprendere l'astuccio. Hai intenzione di accettare le sue scuse, Bluey? No, perché dovrei? Perché Babbo non ti porterà nessun regalo. A Babbo piacciono i bambini che accettano le scuse. Ok, va bene. Ah, è stato facile. Ok, adesso tocca a qualcun altro fare Babbo. Sì! Notte, notte, bimbi. Non sbirciate o niente regali. Non sbirceremo. Cosa? Bambini cattivi, avete sbirciato Babbo. Ma non volevamo farlo. Sei tu che ci hai svegliati. Niente regali per voi. Cosa? Questo è un imbroglio. Ora li butto nella spazzatura. No! Ci dispiace, Babbo. E ci sono regali? Sì, ma sono tutti per il neonato. Oh, e che regali può volere un neonato? Oh, non lo so, bavaglini, sonaglietti, cose così. Sì, e le tutine. Oh sì, i neonati adorano le tutine. E si fanno anche dei giochi? Oh sì, penso di sì. Come indovinare il nome del futuro bebè. E il percorso ad ostacoli per donne incinte. Ecco, ci siamo ragazze. Sta squillando. No, attacca il telefono. Oh, ok. Ehi, dove stai andando? Ho pensato a un gioco! Ok, sono pronta, Bingo! Ciao, Lady Neve! La mamma deve andare al baby shower adesso! Ok, mamma! No, Bingo, devi essere triste! Oh, ok. No, mamma, non andare! Io triste! Non fare così, tesoro. Super fantastico! E posso mangiare un sacco di frutta. Ah, lo immaginavo. Ehi, hai visto che ho segnato? Sì, ti ho visto. Ed è stato bello, vero? Super bellissimo. Posso segnare altre 100 volte se volete. Sì, certo. Certo che sì, ragazzi. L'importante sì, è esserne certo. Ok, ci vediamo, Bluey. Forza, ricominciamo. Sì. Ciao, papà. Wow! Ciao! Sono le 7! Hai dormito tanto, tesoro? Ho fatto un sogno bellissimo! 1, 2, 3, 4, papà! 5, 6, sì amore, 7! Grazie 8, che ti occupi 9, di noi! 10, è un piacere! C'è la tua colazione preferita, macedonia di frutta! Bleh! Basta frutta! Solo un toast, per favore! Sta tranquilla, Bingo. Forse si sarà nascosta da qualche parte. Nascosta, hai detto? Lo so io dov'è Floppy! Lo so io dov'è Floppy! Dove? Floppy! Che cosa ci faceva dentro all'uovo di Topollo? Beh, stavamo pranzando. Ho talmente tanta fame che potrei mangiare tutti quelli a questo tavolo. Svelta, Floppy! Dai, devi nasconderti da papà prima che lui ti mangi! Sarai al sicuro qui dentro! Aspetta, magari prima mangio un po' di crauti! Ma papino, non puoi mangiare i crauti! Sì, ti viene il reflusso! Lo so, ma sono buonissimi! Papà, ti va di fare il cliente nel nostro ristorante? No, finché non mi sarò sdraiato sul divano e avrò letto tutte le pagine del giornale. A papà piacerebbe tanto essere vostro cliente, Bimb! Bingo, io e te andiamo a giocare! Sì! Oh. E scoprì che Bumpy era molto malato. Oh no, Bumpy sta male! Passarono molti giorni e molte notti, ma Bumpy non migliorava. Non è giusto, però! Barnicus andò dappertutto in cerca di aiuto, ma nessuno sapeva come far guarire Calzino, o cioè Bumpy. Negoziante, per favore, puoi aiutare Bumpy? Mi dispiace, non posso, io so solo vendere carote! Alla fine chiese alla fornaia. No, Muffin, quello è il vaso buono. Ciao, Bluey! Volevi delle frittelle? Muffin, che dici? Si chiama Barnicus! Perché non... Perché non provi con l'anziana levriera saggia, Barnicus? Perché non provi con l'anziana levriera saggia, Bluey? Barnicus? Cioè, Barnicus? Oh sì, certamente! Grazie, signora fornaia! Andava bene, papà? Buona fortuna, Bluey! Oh, Muffin!
Questa possiamo evitare di montarla. Possiamo piantare questo seme per far nascere i frutti. Ma certo, possiamo piantare questo seme come dei contadini. Questo diventerà un albero enorme pieno di frutta. Sì, ci metterà molto tempo per crescere. Ecco. Potrebbe volerci un po'. Ci serve qualcosa da mangiare subito. Nasconditi! È un cinghiale! Sanglié! Lui! La cena! Jean-Luc, è l'ora di cena! Ci vediamo domani! Oui, a domani! Oh, io mi chiamo Bluey! Ciao, Bluey! Io mi chiamo Jean-Luc! Ci vediamo domani, Jean-Luc! Andiamo, famiglia! Patatine! Patatine! Prendete qui le vostre patatine! Oh, salve! Volete delle patatine? Oh! Patatine! Oh, ok, ok, la prego, signora, non mi sconquassi il chiosco! Vorremmo delle patatine, per favore, e faccia con calma! A me sembra che la sua amica debba andare a dormire! Oh, no, sta bene! Beh, sono $4, per favore! Ah, se lo paghiamo, poi il gioco è finito! Cosa vorresti fare, cara? Lo so io! Corri, Sheila! Ok! Ehi, fermati, ladra! Il gioco continua! È fantastico, cara! Polizia! Qualcuno ha chiamato la polizia? La ladra è andata da quella parte! Ferma! Polizia! Vai, fenicottero, vai! Wow, Muffin! È vero che sei stanca! Ferma! Invece sono scivolose. Ho inghiottito il fango. Cosa mi succede ora? Ah, ti farà bene. Il torrente è davvero bello. Ah, è proprio grazioso. Non mi fa per niente paura. Ehi, ragazzi, ci sto prendendo la mano ora. Ottimo. Hoppla! Bel salto, Mackenzie. Pronta, Bingo? Sì. Tocca a te, Bluey. È un bel saltone, però! Ok, tieniti pronta! 3, 2, 1, vai! È troppo lontano! Coraggio, Bluey! Non preoccuparti, è come saltare da una pecora all'altra! Noi non saltiamo sulle pecore, Mackenzie! Davvero? Andrà bene, piccola, ci vuole solo coraggio! Il torrente è... bellissimo! Ura! Ce l'ho fatta! Certo che ce l'hai fatta, pulcina! Eh sì, ce l'ho fatta!